Ciao a tutti, se sentite rumori strani è perché sopra stanno facendo i lavori, non so quanto si senta, probabilmente non si sentirà nulla, però c'è un martellio, un trapanio presenti e costanti. Il video di oggi è il video della mia esperienza al Cosmo, prof. Allora, ho già provato a registrare questo video e a parte che mi è morta la macchinetta, ma era venuto fuori un minestrone a casaccio. Per cui cercherò di fare qualcosa di sensato, ma non è minimamente garantito. Allora, io sono andata una giornata sola al Cosmo Prof e questo qui è solamente il mio secondo anno di fiera. Ci sono andata di sabato perché, pur sapendo che lunedì vendono la maggior parte dei banchi perché tornandosene via non vogliono tornare con la roba, giustamente capisco. E non sono mai voluta andare quei giorni, cioè lunedì o comunque in caso domenica, anche se non vendono domenica, perché li trovo più caotici. E potendo stare solamente una giornata in fiera, non mi va di passarla a sgomitare fra la gente e non riuscire a vedere banchi. Non che il sabato sia vuota, però sicuramente è meno caotica delle altre di domenica e lunedì. Sicuramente venerdì è anche meglio, però vabbè. Insomma, sono andata sabato. Il viaggio di andata l'ho fatto insieme a Misato di A Lost Girl, vi metto il blog sotto. Penso che sotto ci saranno una cifra di link stavolta, per cui vi dico già, qualsiasi cosa io citi, qualsiasi nome, qualsiasi blog, qualsiasi canale, lo trovate sotto. Facciamo così, così posso continuare a dire nomi a caso. Sono partita da Roma, tipo alle 7:20, con Misato e verso le 10 stavamo già al Cosmo Prof, per cui praticamente dall'inizio della fiera. E, ci siamo diretti prima al padiglione, mi pare 22, comunque era quello che aveva all'interno Zoeva, il premium. E ci siamo fatti un giro lì con calma a vedere un po' le novità. Diciamo che a parte il giro che vi sto dicendo, in realtà io ho comprato molto poco. Ero partita con più acquisti che volevo fare, ma poi non sono riuscita a farli perché magari non c'erano le cose che volevo, mancavano i colori, tutte queste balle qua. Per cui in realtà ho comprato pochissime cose, vabbè. Da Zoeva, vabbè, no, vabbè, perché vi sto parlando di Zoeva? Non ho comprato nulla, non mi hanno dato nulla. Ho visto che alcune persone hanno dato, però vabbè, non mi sono presentata come ehi, sono una blogger, quindi giustamente che mi devono dare. No, non è vero, hanno dato pure a chi non era blogger. Vabbè. Vabbè, facciamo così, in parole povere. Ci siamo fatti lì, ho visto anche il coso di Wet n' Wild. Che aveva un bel po' di cose. Ho visto anche quello di Makeup Studio che non stava lì. O stava lì? No, non stava lì. Stava da un'altra parte. Che era l'International. Ho un casino in testa che la metà bassa. Mi pare che fosse al 19i. Mannaggia a me che non mi sono ripassata. Comunque, vabbè, in ordine a casaccio, facciamo così. Io alle 10 insieme a Misato sono entrata dentro la fiera e poi in ordine casuale ho visto e la Zoeva che però appunto di cui ho visto i rossetti molto carini, ce n'erano un paio di colori parecchio belli, uno in stile rebel un po' verde. Dove sfortunatamente non solo non vendevano, ma non c'erano tester, cioè le cose che stavano lì erano chiuse, anche quelle dei buchini dei tester, per cui manca a dire, sai, vedi i prodotti, poi te li compri. No, hanno molto più cose di quelle che si trovano da noi alle Upim. E vabbè. Poi, idem, stessa storia per Makeup Revolution. C'era lo stand, ma non c'era modo di sbocciare nulla, di vedere nulla. Vedevi i colori dalla confezione, però insomma, sinceramente, capisco che tanto poi li volete vendere, ma aprire uno di tutto non credo che vi manderà in malora, soprattutto contando che parliamo di marche low cost, quindi non è che state aprendo e mettendo in esposizione un rossetto che costa 25 euro, ma un rossetto che costa 3 euro. Io i tester li avrei messi. Almeno avrebbero agevolato noi che compriamo online.
Nell'acquisto, sicuramente, avrei visto già i colori. Nello stesso stand dove esponeva la Makeup Revolution ci stava, non so sinceramente per quale ragione l'avevano messo insieme. Vabbè, forse è la stessa casa, non so, non lo so. No, non credo. Vabbè, comunque allo stesso stand ci stava un prodotto per capelli, più prodotti per capelli in realtà, e una che ha attirato subito la mia attenzione perché in realtà lo vedrete dopo, però ho già registrato un video su questo prodotto. Sto solo aspettando di scrivere anche il poster perché voglio farli uscire insieme. E infatti quando l'ho visto mi sono subito avvicinata e stupita perché non pensavo di trovarli. E ho voluto chiedere ad uno dei signori che si occupavano lì dello stand se per caso erano esposti lì perché magari sarebbero stati venduti in Italia più avanti. L'ho chiesto contando che Makeup Revolution si dice che debba arrivare in Italia. Ho pensato che fosse uno stand che esponeva cose che poi sarebbe, che magari stavano lì solamente per cercare contatti per poi farle arrivare qui da noi. Per cui incuriosita, insomma, se magari già sapeva dirmi qualche cosa. E mi sono messa a parlare col signore e alla fine in realtà mi ha dato due confezioni di questo prodotto. Il prodotto in questione è il Color Before, che ve lo spara flashatissimo. No, non mettere a fuoco me, metti a fuoco il coso, grazie. Che appunto è un rimuovi colore e io l'ho utilizzato per levare i residui di verde e di blu che avevo sui capelli per schiarirli e passare a questi altri toni e mi ci sono trovata bene, poi tanto vi lascio il video in cui ne parlo, vi dico come si usa, tutto quanto. Quando uscirà lo linkerò anche qui, così se uno vede prima questo, vabbè. E comunque arriverà presto un video a riguardo e sono stata molto contenta del fatto che mi abbia dato il prodotto, visto che già so che mi ci sono trovata bene, non è una cosa tipo da provare come novità, però è un prodotto su cui so che se voglio togliermi la tinta in testa funzionerà almeno in parte, quindi sono stata molto contenta, diciamo. Poi. Ah, poi sì, nello stesso padiglione, oltre a quello di Zoeva, bla bla bla. E ci stava una marca che io non conoscevo mentre mi è stato sì, che si chiama Divage, è di Milano. Io qui ho il catalogo. Volevo vedere se c'era qualcosa tipo punti vendita. Sinceramente non so se vendano, cioè monomarca non ne ho visti. Non so se venga venduta magari in qualche cosa come con la Shakano per l'OVS. Io sinceramente non l'ho mai vista. Ma Divage, scritta così. Dietro ci sono. Un po' di cose da provare. Devo dire, sono davvero tante cose. Io un paio già le ho provate, per cui, cioè, l'ho provate nel senso una o due volte, non è che. Però, ad esempio, ci hanno dato questo rossetto che. Fortunatamente non hanno dato cose smortine. Ci hanno dato questo rossetto che è un fucsia super figo. E vi dirò. Cioè, a me che di solito non mi dura niente sulle labbra, c'ero partita molto prevenuta. E invece diventa praticamente opaco e mi è durato un sacco, mi ha resistito anche a un pranzo, insomma. Poi bisognerà testarlo meglio, ma di base mi è piaciuto. Poi ci hanno dato pure, vabbè, ci hanno dato praticamente uno di tutto, ci hanno dato un botto di roba, una matita labbra, una matita occhi, un ombretto, questo qui tipo. Tipo ombretto cotto con i doppi colori. Alla fine viene fuori tipo un grigio satinato, un po' malva, un tono carino. Un mascara che sono curiosa di trovare, di provare, perché si chiama Tube Your Lashes. E non so se sono di quelli che fanno i tubicini che ricoprono le ciglia. No, non lo so, se hanno un nome tecnico. Ma comunque non l'ho mai provato. Se fosse, non ho mai provato quel tipo di prodotto. Per cui, se fosse in quel caso, cioè in quel modo, sono curiosa di vedere com'è. E niente, poi vabbè, li proverò. Ah, poi ci stava anche, ecco. Ci stava anche lo stand di fruttini lì, nella parte premium, mi pare. Ci sono fermate perché era molto carino lo stand, era tutto colorato, hanno rifatto tutte le formulazioni, le profumazioni. Le formulazioni sinceramente non lo so, perché gli stand erano messi tutti così carini e soprattutto molti prodotti erano in alto, per cui non potevi nemmeno spostare per vedere l'inci, sinceramente non mi andava di rovinargli l'allestimento, ecco. E, però avevano fatto tutte le profumazioni nuove, per cui ci stavamo lì a vedere, avevano
queste colonne di colore, tipo che ne so, per la fragola c'era la colonna tutta fucsia con tutte le bottigliette fucsia dei prodotti messi sulle mensole, era molto carino perché appunto essendo tante profumazioni diverse, ne so, mango e arancione, poi c'era la fragola fucsia, poi c'era la ciliegia col rosso, il mirtillo col viola, il kiwi col verde, era molto catturava lo sguardo, ecco. E niente, siamo messi a parlare con il signore che ci ha dato due mini taglie, due cosini di bagnoschiuma, ci ha dato io kiwi e fragola. Diciamo che io ho un odio per il kiwi come sapore, come cosa, però in realtà il profumo mi piace tanto e devo dire che cioè, ci prende parecchio. Oddio, è uscito. Cioè, ci prende parecchio come odore. Infatti, c'hanno pure il gusto anguria e io adoro l'anguria. Per cui, io non so dove cominceranno a distribuirli perché diceva che stavano ancora. Non so se decidere o comunque prendere. Mi sono impappinata, nel senso, il signore non ci ha saputo dire dove saranno venduti i prodotti della Fruttini. E mi pare che prima fossero venduti all'OVS e all'Acqua e Sapone. Mi ricordo che li ho visti là. E comunque, cioè, sono curiosa di vedere dove usciranno perché sinceramente quella all'anguria penso che me lo vorrei comprare. È un odore che mi piace tantissimo, cioè cocombero amore. E poi, ah vabbè, io già l'avevo detto su Instagram e su Facebook, ma come ogni anno io mi ritrovo a morire davanti allo stand di Voglio Bonus tutto. Fa male agli occhi non poter comprare. Fa proprio male agli occhi. Ma gli occhi al cuore. E non al portafogli, Quando sfortunatamente sei però. antico diceva lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Io non lo so, non, come si fa? Come si fa? Io non lo so, dobbiamo trovare una soluzione qua, non è che possiamo ogni volta stare lì a sbavare sui prodotti. So che lunedì vendevano e questa è una cosa che un po' mi fa rosicare perché sinceramente penso che. Ecco, no, forse è meglio che non ci sono andate lunedì perché penso che avrei potuto sperperare soldi davvero, proprio scialacquarli così, anche presa dall'entusiasmo che è l'unico giorno in cui vendono, no? Penso che tipo da Bomb Cosmetics mi sarei comprata davvero troppa roba, quindi forse è un bene che io non ci vada il giorno di vendita. Ecco, comunque, sarà che io impazzisco per le cose pucciose, carine, parecchio inutili. E per quanto mi piaccia Lush, mi piace di più visivamente Bomb Cosmetics. E quindi, sai, forse è pure la cosa della volpe e l'uva. Guardo le cose della Bomb, dico, oddio che belle, ne trovo solamente tre delle 200 che vendono qui a Roma. E quindi dico, no, le vorrei tutte. Poi magari se avessi un punto vendita monomarca ci comprerei una volta ogni morte di papa. Per cui, vabbè, io comunque ogni volta rimango estasiata dal loro stand. E poi, in ultimo, non vi faccio vedere le bustine, quelle cose lì, perché comunque. Cioè, si perderebbe troppo tempo. Mentre la Vera faceva una cosa carina perché dava una bustina con dentro campioncini, penso abbastanza random da quello che ho visto, a chiunque, cioè non è che bisognava presentarsi come blogger o altro. Tu passavi, c'erano quelle bustine e la signora ti chiedeva: una busta? Sì. Io nemmeno avevo capito che dentro c'erano cose perché molto spesso giri nei banchi, magari vuoi solo chiedere informazioni e ti chiedono: una busta? Eh sì, dammi sta busta e tu te ne trovi buste vuote su buste vuote, una impilata dentro l'altra. Per cui ho detto sì, dammi una busta perché era carina, di stoffa, sembrava di quelle abbastanza resistenti che poi si utilizzano anche dopo il Cosmo Prof. E invece dentro c'erano campioncini in bustina e anche una mini taglia di un prodotto, visto che cambiavano di busta in busta abbastanza, ma sinceramente non lo so, ne ho visto sicuramente un altro differente. Non so quale fosse l'altro, non me lo ricordo, ma sono molto contenta di questo perché è una crema mani che non mette a fuoco. È una crema mani e così piccolina è utile anche per me con la borsa dei puffi. E poi tanto se non è utile a me, è utile a mia madre che tanto se le beve le cose, le creme mani, per cui è comunque una cosa ok, super ok. Poi niente, dopo questi giri praticamente come trottole,
E ci siamo incontrate a pranzo con ci siamo rincontrate intanto con Chia di La Vie en Cosmétique. Poi dopo siamo riusciti a raggrupparci con anche Juneralia, Felocial, poi anche con Federica di Dica Makeup. Poi, sicuro mi dimenticherò qualcuno e farò una figuraccia di quelle barbine. E vabbè, niente, eravamo noi, cioè penso di non dimenticarmi nessuno effettivamente. E mi ha fatto molto piacere poter rivedere Giulia e mi sa che Laura non l'avevo vista l'altro anno. E vabbè, niente, abbiamo cioccolato un po', abbiamo fatto, cioè nel senso, un po' l'imbarazzo iniziale, abbiamo fatto i cretini. Ci sta pure sul vlog di Juneralia del terzo giorno, secondo giorno. Comunque del secondo giorno di Cosmo, prof. E la scena infinita di questo selfie col bastone che è durato tipo mezz'ora, è stato esilarante rivederla, soprattutto dall'esterno, perché non mi è sembrata fosse andata avanti per così tanto tempo, invece sì. E poi niente, da lì ci siamo mosse con Misato, Chia e Didica, ci siamo andati da Paola P. Dove io mi ero detta, ma io non devo comprare nulla, voglio solo guardare le novità, visto che hanno fatto uscire nuovi rossetti. Quelli per la primavera e estate, ho detto vabbè, vado là, guardo un attimo, vedo magari se c'è qualcosa che mi piace delle novità, lo prendo. Ok, ho comprato due cose, nessuna delle due era una novità e nessuna delle due era una cosa che avevo preventivato di comprare. Allora, innanzitutto ho comprato un Lip 4 Kiss nel colore 03, che sono, oddio, così sembra nero, è una di quelle tinte labbra, così si vede meglio il colore, questo è in rosso ciliegia. Ed è praticamente liquida, senza praticamente è liquida. Perché in realtà a Roma non ero mai riuscita a vedere, mai, non ero riuscita a vedere tutti con le colorazioni. Avevo beccato solamente il fucsia e l'arancione, se non sbaglio, fosse un altro colore. Ma lì ho trovato il 3, che è questo rosso ciliegia, e il 2, che è tipo un viola prugna. Infatti, cioè, mi sto quasi pentendo di non aver preso anche l'altro colore, perché erano entrambi stupendi. E non, è stato un po' un salto nel vuoto, tra virgolette, mi sono fidata di quello che mi ricordavo che diceva Ornitorella che le piacevano, e poi pure Chia che c'era questo colore mi diceva ottima. Perché in realtà io con le tinte labbra non ho un grande rapporto, mi piacciono di più i rossetti liquidi, però me ne hanno parlato bene, ho detto vabbè, proviamo, vediamo. E no. Ho fatto benissimo a prenderlo. Grazie a Chiara che ha insistito, mi ha detto guarda, prendilo, è una bomba. È una bomba. Pur essendo una tinta labbra, lo metti in 5 secondi, si asciuga, si può stratificare, quindi magari uno può fare pure tre passate di colore per far venire un rosso più scuro. Una volta asciutto, metti sopra un po' di burro cacao. Non si sgretola. Io temevo, sai, col burro cacao magari potesse andare a influire sulla tenuta, magari sulla tenuta un po' influisce, magari dura meno, però non è che se ne va via male, cioè se ne va via male, non va male. Vabbè. Ha una buonissima durata, resiste, a me resiste anche ai pasti, boh, cioè nel senso, la prossima volta che ritorno in una fiera dove vendono Paola P, visto che con lo sconto fiera ho pagato 10 euro, lo prenderò anche nell'altro colore perché è davvero bello. E invece un'altra cosa che ero sempre stata incuriosita, però i colori non mi hanno mai convinto tanto. Questa volta invece una delle makeup artist lì me l'ha provato, c'avevo già la matita come ho adesso in realtà, è solo matita. Me l'ha provato sopra e mi ha convinto del tutto. In realtà l'ho provata poche volte, per cui adesso non so dirvi. Diciamo che sullo swatch, io ho visto lo swatch sulla sua mano e mi sembrava un colore più freddo. In realtà è un marrone scuro abbastanza neutro. Ok, non è caldo, però non è nemmeno freddo come mi sembrava vedendolo sulla sua mano, la mano tutta pitturata delle varie tinte. Allora. Questo prodotto è un prodotto per sopracciglia ed è praticamente un prodotto liquido. È come una tinta, come quella per le labbra, però è per le sopracciglia, il pennellino rigido e abbastanza fino. Ed è di questo bel color marrone scuro. E ci si riesce ad essere molto molto precisi, a fare proprio pelettino pelettino, che per me che non è che devo riempire solo i buchetti, ma mi devo proprio ridisegnare metà del sopracciglio. È molto comodo perché comunque
non se ne va. Cioè, tu toccando, magari togli un po' il colore, nel senso diventa più chiaro, però non è che scompare. E soprattutto utilizzando questo liquidino, che non ho ancora provato perché non lo so, dicono che diventa waterproof, per cui a quel punto manco le cannonate. Che proverò. In realtà quando vado al mare non è che non mi trucco minimamente, però magari una volta mi ci disegno giusto le sopracciglia, giusto per farci una prova, ecco, non che di solito lo faccia, però per vedere se effettivamente è waterproof. E vabbè, sono curiosa di approfondire meglio, visto che appunto avevo un pennarello per le sopracciglia di Wacom, ma mi è finito, quindi un prodotto così duraturo, effetto tipo tatuaggio, mi era piaciuto, cioè mi ero trovato bene con quello, per cui ho piacere a provarne un altro. Siamo verso la fine, giuro. Allora, dopo Paola P ci siamo fatti un giro un po' nel padiglione unghie, però in realtà è che erano tipo le 4, mancavano 2 ore alla fine, alla chiusura della fiera, per cui eravamo in ambascia di voglio ancora vedere quello, manca ancora BB Cream, manca ancora NYX. E quindi in realtà non mi ci sono soffermata tanto, soprattutto non so più dove mettere gli smalti. Come vedete poi ultimamente spesso un po' mi impigrisco perché ho le unghie che si sfaldano, quindi le preferisco far respirare un po'. Mi sono detta inutile che vado a comprarmi 200 milioni di smalti fighissimi che poi tanto non metto, non so più dove mettere dentro la camera, per cui ho detto lasciamo stare. Avevo giusto visto il kit, quelli degli Essie, quelli a 5 euro piccolini, perché effettivamente era molto conveniente, ma i colori che erano rimasti sinceramente non mi piacevano. Quindi ho lasciato perdere. E quindi padiglione smalti saltato praticamente in toto, cioè le novità le ho viste, sono fermate pure a parlare con Anna Gaia che stava allo stand di Orly. E però non ho comprato nulla, ho guardato ma non ho comprato. Da lì ci siamo catapultate verso, non mi ricordo dove siamo andati, vabbè, non è importanza dove siamo andati prima. Ci siamo catapultati nel padiglione internazionale dove ci stavano, tra le altre cose, Youngblood, NYX, Blink, Zoella, Stargazer no. No, non c'era. C'era Manic Panic, se non è. No, nemmeno non era là. Vabbè, comunque, c'erano questi. E in realtà mi sono diretta allora da NYX. Volevo vedere assolutamente gli swatch dei rossetti Wicked, quelli verde, blu, viola, quelli con i colori delle pietre preziose. E non ci stavano. Però ho visto i colori, quelli dei Macarons, e mi sono innamorata del viola. Perché è quello tipo che sta. Cioè, mi sta. Ok, mi sono impappinata. Mi sono innamorata del viola, che in realtà è tipo un lilla violetto pastello, tipo un lilla caldo pastello, è un colore molto carino. E vabbè. E però appunto lì non si poteva comprare, però almeno c'erano i tester. Grazie Nyx che hai messo i tester. Allora, e da lì ci siamo diretti invece poi da Eyelay Splash, dove avevo deciso che avrei speso il mondo. In realtà poi mi sono trovata davanti le tinte che erano a 15 euro ed erano rimasti 5 colori e erano rimasti tutti i colori per cui non avrei speso quei soldi, tipo l'arancione, un marrone scuro, magari colori fichi perché colori particolari, però che non rientravano nelle mie corde. C'era un color tipo un color impassioned che insomma già so che mi sta male, quindi. E di figo c'era solamente il verde, però 15 euro, se fossero stati 10 euro gliel'avrei lasciati. 15 euro mi pesava un po' e vabbè. Forse me ne pentirò, però poi ho sentito da Bambola Malefica che tipo la domenica li vendevano a 10 euro, per cui vabbè, scusami, cioè, almeno non dico il lunedì, ok, svendili pure, ma i 3 giorni di fiera normale mettono almeno lo stesso prezzo. Però lì comunque mi sono comprata una cosina. Mi sono presa questo, non è un glitter, non è un ombretto, è tipo un ombretto super glitterato. Che non metterà mai a fuoco, non si vedrà nulla. Provo a farvi magari uno swatch. Allora, intanto è un nero con glitterini oro, ma la luminosità che ha questo prodotto è qualcosa di fenomenale. Ecco, vi faccio vedere sia così sia colà. E contate che non ho base, non ho niente. Lei me l'aveva messo con la base per i glitter loro ed era qualcosa di super mega fico. E contando che ho la base quella di Essence, che mi funziona abbastanza bene, sono molto molto curiosa di provarlo, perché cioè,
Ce ne sono tanti di questi qui, solo che costano 10 euro. E molti, cioè, alla fine le cose glitterate mi piacciono una cifra, però poi magari non le uso spesso. Per cui mi sono detta, vabbè, intanto prendiamone uno, vediamo com'è, e rosichiamo sugli altri che non ho preso, però vabbè. C'erano pure dei glitter molto carini a 5 euro, però appunto pure lì erano rimasti pochi colori. Me l'ha fatti vedere, me l'ha fatto provare, ce n'era uno bellissimo. E ho detto, ok, prendo quello. Ah, non c'è. Ah, che ora ci fa fuori. Però vabbè. E comunque, anche lì, cioè nel senso, avrei speso molto più soldi, però poi mancavano le cose. E siamo andati poi da BB Cream Italia e devo dire che allora, intanto per i Real Techniques ce n'erano, come al solito, lo stand di BB Cream Italia è carino per la parte trucchi, perché mettono tutti i tester lì davanti al bancone, per cui si fa un po' sganassoni, però in realtà c'era poca gente al pomeriggio, perché c'erano pure pochi prodotti ormai, quello è il problema, al pomeriggio gli stand che vendono hanno già venduto praticamente tutto, per cui tip per la prossima volta: la mattina si va a fare compere, il pomeriggio si va a girare per gli altri, per i padiglioni dove si sa che non vendono e si vuole solamente vedere le novità, da ricordarselo. E niente, da BB Cream Italia non ho preso nulla alla fine, perché avevano delle cose interessanti, avevano cose che interessanti ma non me ne sarei comprate, tipo le palette sia Sleek sia Make Up Revolution, non ne avevano tante, però qualcosa di interessante ci stava, ma non ho bisogno di palette. Avevano i rossetti Milani, molto carini, però colori belli, però alla fine ho così tanti colori che sicuramente avrei preso un dupe di qualche cosa che ho già. Avevano le tinte di Make Up Revolution, che venivano tipo a 2 euro, però come vi dicevo in realtà non mi ci, cioè l'unica che ho non mi ci sono trovata bene, per cui sinceramente anche a 2 euro ma non ho preso nulla. Non ho visto se avevano i rossetti di Make Up Revolution, che invece avrei probabilmente preso, anche solo per prendere, che ne so, il verde, quei colori così. Non li ho visti, quindi non so se li avevano e non li ho visti io, cosa probabile. Però anche lì avevano delle cose della Milani che mi interessavano, ma erano finiti i colori che mi interessavano a me. Della Real Techniques c'erano ancora abbastanza cose, non tutte ma un pochino. Il problema è che li mettono in basso, laterali e dove non puoi entrare, cioè interni. Per cui non si vede mai nulla, devi chiedere per forza a loro, che comunque noi per fortuna c'era poca gente, ma non è che possono dar retta a te. Quindi devi tipo già sapere cosa vuoi, andare lì e dire voglio il corset, ce l'hai? Sì, ok, tieni, no, ah ok, grazie, te ne vai. Se vuoi vedere, ah ce l'avete un pennello da blush, qual è, com'è, non è. Soprattutto se ci fosse stata la gente, c'era la mattina, no, non è da fare. Sto tipo distruggendo metà delle cose, ma è solamente per spirito critico. In realtà rifare tutto da capo anche domani, quindi non prendete, cioè non pensate che sto dicendo in modo polemico perché non mi è piaciuto. È solo perché appunto è inutile dire ah quanto mi sono divertita, era tutto stupendo. No, mi sono divertita tanto, c'era una cifra di cose belle, però naturalmente vi dico anche, cioè realmente quello che poi adesso a distanza di giorni penso, anche solo di sbagli che ho fatto io, tipo appunto andare nei luoghi che vendevano il pomeriggio quando ormai avevano finito tutto. E, ultima cosa che appunto ho comprato ed ho da farvi vedere è quando siamo andati allo stand Stargazer, deficiente io che non ho comprato almeno una tinta perché avevano un buon prezzo. Per quanto nel video prima vi dicevo che le tinte Stargazer, che è l'unica che ho provato, non mi è piaciuta, sinceramente c'era una tinta di colore lilla che era un bellissimo colore e costavano tipo 6 euro lì in fiera. Per 6 euro una prova gliel'avrei fatta. Deficiente io che mi sono detta, ma sì, andiamo, vediamo Stargazer, poi dopo andiamo da Manic Panic che mi sa che me la prendo lì. No, poi le tinte costavano 12 euro a prezzo fiera e poi è vero, Manic Panic è un bel barattolone. Però contando che ultimamente non ho un colore fisso, non è come quando avevo il blu che dici ok mi prendo un blu Manic Panic anche se mi dura 3 volte, tanto voglio farmelo per tot mesi, contando che non so che colore voglio farmi manco la prossima volta, andarmi a prendere un barattolone gigante di colore per 12 euro che poi mi dà un faccia non mi andava. E quindi poi dopo non avevamo più il tempo di ripassare da Stargazer e gli ho lasciato la tinta lilla là. Vabbè, potevo prendermi intanto la lilla e in caso prendermi anche l'altra di Manic Panic, ma l'ho detto, deficiente io. E da Stargazer c'era come al solito una marea di roba, di quelle che vorresti prendere proprio col carrello, prendere allora un pigmento, 5 glitter, 2 rossetti, poi pensi razionalmente tipo mi serve, lo uso, non lo uso mai e vai avanti. Quindi l'unica cosa che ho preso sono stati questi glitter super mega belli,
che ho fatto a metà, come vedete, infatti sono già a metà, ho fatto metà con misato. Sono un lilla abbastanza uno scuro, però nel senso abbastanza visibile, non è un lilla pastello, e, tipo un viola chiaro, con così riflessi olografici. Io mi sono inumidita il dito nella salvietta e questo è il massimo di swatch che riesco a fare senza una base per glitter. Spero che un minimo si vedano i riflessi, ecco. E mi auguro. Comunque è un colore stupendo. Ecco, hanno una marea di glitter super fichi. Avevano pure tipo i glitter bordeaux, avevano un sacco di colori interessanti. Pure questi con i riflessi olografici, non ce l'avevano solamente argento, ce l'avevano pure un grigio un po' più scuro, un rosa, questo lilla, un lilla un po' più chiaro, mi pare pure col celeste. Cioè, per cosa? E l'avevo pagato 5 euro, che è un bel bibitozzo, insomma. Quanti glitter sono? 20 grammi. Mamma mia, queste confezioni trasparenti, con i glitter dentro e le scrittine... 5 grammi, tanti, e poi, e niente, come appunto come spese vi dicevo ho finito qua, e quindi vabbè niente, poi da Make Panic non ho preso più nulla, anche se c'era un azzurro molto bellino, però appunto poi magari lo faccio una volta, mi rimane tutto quello più di metà da buttare, che ci faccio, e, però almeno ho potuto vedere le ciocchettine delle prove, insomma, dei capelli, tipo gli swatch sui capelli. E, poi da lì siamo fatti un giro molto veloce al padiglione, e appunto allo stand di Calais c'era la che è la parte di creme skincare marca italiana, se non erro, e sì, e ci stava anche lo stand della Idun Minerals, che è invece una marca che se non sbaglio è svedese o comunque qualche altro paese lì vicino, e molto interessante, ci stava il fondotinta di colori chiari, fortunatamente stanno anche loro chiari, e che era bello coprente senza fare effetto gesso, molto interessante. Infatti bisogna vedere se c'è qualche rivenditore o comunque qualche luogo fisico, anche qualche farmacia dove si possono vedere e acquistare, perché devo dire che sono rimasta molto intrigata. Poi vabbè, ci siamo fermati al volo anche dalla Humankind con il signore che era carinissimo e con questo praticello finto con tutti i prodotti appoggiati sopra, era molto bellino, e mi pare che loro dovranno cominciare a vendere dentro Sephora anche quelle altre normali, non solo quella di Milano, se non dico una cavolata. E poi basta, al momento la mia memoria non rimembra altro, sicuramente appunto mi sono scordata nomi, cose che ho visto, cose che volevo dire, premesse, cose varie, però vabbè, come al solito appunto lo sapete, sono tipo rambling a casaccio, molto a casaccio i miei, però mi sono divertita tanto, è stata sempre una bella esperienza, mi piacerebbe riuscire magari il prossimo anno ad andare e a fare più di un giorno, perché con un giorno effettivamente giri come una trottola per cercare di vedere il più possibile, ma non ce la fai, vedi la metà di quello che vorresti, che in realtà sono tre quarti delle cose che ci sono dentro la fiera, tre quarti, no, un quarto delle cose. E, però è sempre un'esperienza molto bella, perché appunto, diciamo che se uno ci va per comprare, poi rimane deluso, e quindi non è lo spirito con cui secondo me bisogna andare al Cosmo Prof. Ci si va se si vuole incontrare persone con cui di solito ci si sente solamente online, ci si va per passare una giornata immersa in cosmetici e skincare, una giornata o più insomma, e ci si va se si vuole vedere le novità delle varie case, toccare con mano prodotti che di solito non è possibile vedere perché magari non sono distribuiti qui in Italia. Secondo me lo spirito per andare è quello, perché se no si penserà di aver solamente sprecato soldi inutilmente, e se uno ci va pensando di acquistare, bisogna andarci e spendere appunto soldi di treno, trasferta, albergo se ci si ferma, insomma qualsiasi spesa aggiuntiva uno abbia, pensando a questa cosa, cioè pensando ma ci voglio andare solo per spendere soldi in cosmetici e allora rimanerci delusa, a meno che non si è appassionati di smalti, perché il padiglione smalti vendono tutti, quindi quello è il paradiso, o voglio andarci per appunto sia comprare, sia vedere persone, sia vedere le novità, perché sono un'appassionata diciamo al 100% di un po' tutte le parti, e allora sì, allora ci sta, allora il prezzo ci sta tutto.